Continuo a non capacitarmi del fatto che abbiano fatto fare a Ronaldo questa cosa. Shopee? What? What? Questa cosa è orrenda! Mamma mia! Shopee? Shopee? Oggi cercheremo di non cringeare su Cringetopia. Anche se vi dirò la verità, per ora sono abbastanza morto dalle risate, quindi speriamo che continui in questo modo. L'ho tradito un paio di volte. Volevo semplicemente sapere se gli importasse di me come mi diceva, ma alla fine mi ha lasciato. What? Ho deciso di saltare giù da un ponte. Esatto, letteralmente. Per vedere se sarei morto. Sono morto e mi ha fatto male. Esatto. I like to make music that moves people. Mi piace fare musica che smuove le persone. Clap, 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 clap that ass, bitch. Shut that camel's tail, let me sit in pussy lip. No, ok, questa qua non so quanto vada bene. Sicuramente mi ha emozionato, però. Non andrò decisamente a tradurlo questo. Percare tecnicamente è una forma di movimento. Sapete che cos'altro è una forma di movimento? Leggere la Bibbia. Vi servirebbe, madonna. Questa fa male. 89% cringe. Ok, qua mi sa che ci dobbiamo effettivamente preparare. Già, ragazzi, dalla faccia si può vedere che quella persona sapeva che stesse per accadere. Ma perché mi blocca la faccia col gelato? Stavo dicendo, guardate, già dalla faccia lui sa. Lui sa che sta per accadere qualcosa. Sicuramente avrà visto la persona che sta registrando dall'altra parte del passeggero o cose così. Ok. Really? Is your life really that boring that you have nothing better to do? How old are you? Mi dispiace per il signore qua comunque. Cioè, perché fare questa cosa? 3, obviously. Guarda, anche lui ci è rimasto praticamente male. Che poi sinceramente non capisco che cos'è che ci sta di divertente nel fatto che l'ha schiacciato e se l'è spiaccicato in faccia. Really? Is your life really that boring that you have nothing better to do? Mamma mia, questa cosa ti rende soltanto triste e nient'altro. Perché la tua punta del naso è così illuminata? Effettivamente, ragazzi. Ah, ecco. Qua ci spiegano come mai, in poche parole. No, pure col coso, bellissimo. Adoro, bellissimo. In realtà non stavo neanche ascoltando la ragazza che probabilmente stava facendo lo spiegone a caso. WTF? Che cos'è? Cabi? 15 milioni, ok. Che... Ok. Non so se la voglio continuare. Questa qui, ragazzi, negli Stati Uniti finiva malissimo. No, non sta andando decisamente bene. Scommetto che era abbastanza innocente nella sua testa il pensiero. Ma ragazzi, negli Stati Uniti questa cosa qua finiva malissimo. Molto male, mamma mia. È stata bannata, come non detto. Questa Karen ci ha preso il nostro scivolo, ma in mezzo a un supermercato, ma dai. Tra l'altro, non voglio dire niente, ma questo sapone probabilmente l'hanno preso da uno dei cosi che stavano lì. Madonna santa. Ah, certo, non ti preoccupare, siamo di TikTok. Mamma mia, quanto mi dà urto questa frase! Non tanto TikTok, va bene anche TikTok, YouTube, Instagram, qualsiasi cosa. Non ti puoi permettere di fare cose nonostante il fatto che tu sia magari famoso su TikTok o Instagram o posti del genere. Tra l'altro, oddio, siamo verificati, neanche avevo letto fino alla fine. Allora sì, scusa, in questo caso va bene. Qui state semplicemente causando problemi a delle persone che dopo dovranno pulire il casino che avete combinato. Che tristezza, madonna. Certe cose veramente non ce la faccio a vederle. Che poi, anzi, vi dirò, hanno reagito molto bene qua, perché se fosse stato in Italia partiva una rissa, ve lo dico. Finiva ai livelli dell'angolo delle rotture, in poche parole. Perché lo faresti? Un artista di tatuaggi brasiliano ha trasformato se stesso in un orco, facendosi rimuovere il naso, mutinandosi le orecchie e tatuandosi la propria pelle di blu. Vabbè, ma questo qui non è che sia proprio cringe. Ognuno ha il diritto di vivere come vuole, suppongo. Se lui voleva essere un orco, lasciatelo essere un orco. Più che altro peccato che è andato per quello del Signore degli Anelli, se non sbaglio. Io sarei decisamente andato per Shrek, però vabbè.
Ah, il solito TikTok sulle scale mobili. Ne ho visto uno nel quale passava il tipo e tipo le fregava il telefono. Quello era molto soddisfacente effettivamente. Cioè, non ho nulla contro le persone che fanno i TikTok, però occupate spazio. Cioè, cercate di farlo in orari nei quali non c'è gente. Che magari questo signore voleva semplicemente salire le scale e arrivate voi in mezzo alle palle, però vabbè. Sapete, le persone si fanno troppi problemi. Cioè, sì, cringe, ma non hanno ucciso nessuno. Per me la vera domanda è: che cosa succede dopo il TikTok? Dopo che hanno già fatto tutte quelle cose così in mezzo alla gente, fanno finta di niente e se ne vanno via? Stanno lì fiere, sì, dai, abbiamo fatto il TikTok. O cosa? Qual è il dopo? Stessa cosa con i prank, tipo te ne vai al McDonald's, fai la battuta e finisce il video. E poi? Come reagiscono i dipendenti? Cosa fanno le persone intorno a te? Ho bisogno di risposte. Qualcuno faccia il dopo, per favore. Sorprendo il mio ragazzo con un regalo di compleanno. Surprising my boyfriend with a birthday gift. Finito male. Happy birthday, this is for you. Buon compleanno è per te. Vabbè, le ha chiesto di non prendere nulla. Sto cercando di tradurre così al volo. Wow. Cos'è? You like it? Una candela? Yeah, I love it, Maria. Thank you. What's wrong? What's wrong? What do you mean what's wrong, Maria? Ci è rimasto male. I spent $2,600 on Bad Bunny tickets for you on your birthday, and all you did was probably. Ha speso $2,600 per il suo regalo. Rinky dinky shithole gas station to pick up a $5 candle, and you think that is gonna be the big surprise in the world. I thought you'd like it. You should have bought me a box of tissues too, Maria, so I can cry. Mi avresti dovuto comprare un pacchetto di fazzoletti, così mi sarei potuto asciugare le lacrime. Honestly, Maria, when have I ever used candles? It's not funny. It's not even like a thought that counts either, Maria. Because you gotta be brain dead to buy me a candle, Maria. Honestly, a candle? He told me not to get you anything. Everyone says that, Maria. What am I gonna say? Buy me a Lamborghini? That what I'm gonna say? I said that, but we've been dating for 5 years. You should know what I like and what I dislike. And clearly I don't like candles, Maria. Maybe the other guys you talk to like candles, but not me. Regà, l'ha spalancata. L'ha proprio... L'ha aperta male, l'ha proprio distrutta. Mamma mia. Mamma mia. Infatti sembra un po' fake comunque come video. Però la reazione del tipo, se era fake, complimenti, perché è un ottimo attore. Come faccio a spostare l'immagine così posso vedere i suoi piedi? Ragazzi, io non so perché io non sto cringeando in questo episodio. Io mi sto divertendo e basta. È bellissimo, mamma mia. Continuo a pensare a quella volta nella quale abbiamo dovuto fare una presentazione alle medie di come le persone gay fossero trattate durante l'olocausto. E io sono andata veramente lì, di fronte alla mia insegnante di inglese gay, che ci ha fatto, diciamo, inventare dei titoli creativi. E io ho chiamato il mio PowerPoint. Come l'hai chiamato? Dio, non... Sono una pessima persona perché mi ha fatto ridere questa cosa. Ragazzi, chiedo scusa, davvero, non lo faccio apposta. Domocausto. Questo tipo sta spiegando le emote di Twitch durante una festa. Ma che cavolo, questa cosa è bellissima. Vorrei anch'io qualcuno che mi spieghi le emote di Twitch. Ragazzi, voi non avete idea di quanta storia c'è dietro ogni singola emote di Twitch. È incredibile. Che poi almeno lui sta spiegando qualcosa a una ragazza. Voi intanto che cosa state facendo? Eh? Mi state vedendo un video di Ratorix? Ecco cosa state facendo. Sto scherzando, continuate, ok, va bene. È tutto a posto. Siete dei chad anche voi, non vi preoccupate. Oh mio Dio, questo qui, ragazzi, l'ho visto. E se non sbaglio l'ho visto al telegiornale questo video qua. No, quasi quasi vi devo far vedere il video originale del telegiornale. C'era una roba simile, me l'ha mandata qualcuno. Ce l'ho per forza. Cioè, regà, fanno TV, B7, non so cos'è questa questo roba. Questo è il coronavirus, ma... Guardate cosa succede, Arte. Guardate. Un'infermiera si inginocchia davanti al coronavirus. Impaurita. È impaurita, palesemente. Musulmano, stessa cosa. Si inginocchia, ha una potenza immane. Lui continua a spavaldo con quell'atteggiamento di chissà che può fare tutto. Addirittura i supereroi, Hulk, Batman, Superman, tutti a inginocchiarsi davanti a questo virus potentissimo. Ma attenzione, c'è un bambino che non lo guarda negli occhi, un bambino che guarda in alto. Lui gli arriva fin sotto il naso. Raga, posso dirvi che dovrebbe fare lo youtuber questo presentatore del telegiornale? È davvero bravissimo a spiegare le cose. Si ferma. Guardate che ha le corna, Non so se l'avete notato. Il bambino guarda. Adesso lo guarda. Ha le corna. Non avevo notato. Ma non muove un dito, non muove un passo. Si gira.
gli dà le spalle e guardate che cosa fa. Cosa stupendo, c'è? Unisce le mani a fare l'unica cosa che avremmo dovuto fare, pregare. Tanto il Covid ride. Non ce la posso fare. Anche lui sta ridendo, è bellissimo. È pura arte questo video. Vius non capisce. Vede qualcuno, ecco. Arriva Gesù. Arriva lui, il re dei re. Gesù di Nazareth, che alza la sua mano santa, il suo braccio santo. La mano di Gesù contro la mano, anzi le mani del virus. Il fuoco. Da dove è arrivato? Bellissimo. Gesù lo rimanda. Il bambino, simbolo di innocenza, assiste, ecco qui alla fine che abbiamo sconfitto il Covid, ragazzi, del coronavirus, che lentamente sprofonda, ritorna negli inferi da dove è arrivato. Ragazzi, la persona che ha fatto questa cosa merita una medaglia. Devo un attimo. Mi dà un sacco dei vibes dei video indiani, non so se avete presente. Ok. Adesso hanno anche una macchina, suppongo. Relationship goals, cosa cavolo vi posso dire? No ragazzi, i video indiani sono molto meglio comunque. Voi non sapete che cos'è la vera arte. Lo sapevo che l'avrebbero messo. Indian TikTok, ragazzi. Pura arte. Andiamo su All Time, ovviamente. Perché non avevo dubbi? Perché non ho avuto dubbi sul fatto che sarebbe stata pure arte anche senza averlo visto, madonna. È bellissimo. Vediamo questo. Oh. Oh. Non ha senso. Perché gli indiani sono indiani, sì, ciao domani. Torniamo alla roba cringe, va. Perché anche qua li trovo? Ma dai! Che poi sono tutti uguali! Sono tutti uguali!